Buonasera a tutti e benvenuti al 69esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 17 febbraio 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro del Movimento Zeitgeist Italia, coordinatore nazionale e del capitolo napoletano, e oggi vi aggiornerò con notizie nazionali e internazionali. Pronti con la stampante 3D, anzi le stampanti 3D. Adesso che abbiamo avuto a disposizione i soldi dalla cassa del Movimento, incominceremo ad anticipare per una questione di tempistica la costruzione delle due stampanti 3D che abbiamo intenzione di assemblare a Milano e a Napoli, per presentarle a scuole, enti pubblici e diffondere in generale la filosofia open source. Finalmente siamo quasi pronti e durante la discussione del dopo podcast cominceremo anche ad acquistare i pezzi e vedremo, io personalmente vedrò di presentarla entro lo Z-Day che farò qui a Napoli, quindi ho già ottenuto numerosi pareri positivi, per esempio da un preside di una scuola qui a Napoli, però questo ovviamente ve lo racconterò dopo durante il report di Napoli. Passiamo alla prossima notizia. Come spesso diciamo, la collaborazione e soprattutto il volontariato per fini giusti e positivi rispondono sempre con altrettanti successi positivi. Mi riferisco in particolar modo alla campagna, anzi all'annuncio che facemmo grazie anche alla bellissima grafica di Massimiliano Masciulli, in cui chiedevamo aiuto alla comunità che ci seguiva per tradurre il materiale ufficiale che ci veniva dato dal capitolo internazionale e per tradurre gli articoli dall'inglese che comunque noi ritenevamo giusti del capitolo italiano. E niente, è stato un ottimo esperimento, un'ulteriore prova che la collaborazione è vincente. In questo caso, infatti, si sono presentati più di 20 persone con un'istruzione con un'autovalutazione media alta dell'inglese, con la ferma volontà di collaborare. Adesso ce ne sono all'incirca 5-6 che stanno lavorando veramente tantissimo, e in 2 settimane abbiamo provveduto a tradurre circa 12 articoli, quindi c'è stato uno sviluppo esponenziale e veramente non ci saremmo mai aspettati un risultato del genere. Infatti da quando io personalmente gestivo i contenuti che traducevamo piano piano insieme anche a Daniel Iversen, siamo arrivati a saturare il documento delle traduzioni, quindi è una risposta eccezionale, e ben presto incominceremo anche a tradurre la Orientation Guide, ovvero i primi capitoli della Orientation Guide e della Chapter Guide. Quindi ringrazio ancora chi ha collaborato a questo annuncio, da Massimiliano anche a Daniel, che ci ha dato spunto anche per lui a questo annuncio, e a tutte le persone ovviamente che sono presenti qui e che stanno partecipando alle traduzioni, verranno ancora. Grazie ancora, e passiamo alla prossima notizia. Abbiamo provveduto a postare il doppiaggio del fantastico TED del fondatore della campagna mondiale Israel Loves Iran, ovvero Israele ama Iran. In questo TED bellissimo, il grafico che ha cominciato così per scherzo, un poster in cui descriveva appunto l'amore che è rivolto verso la nazione Iran, ha veramente scosso il mondo del web e ha generato un fenomeno virale che si è diramato in tutto il mondo e ha avuto risposta anche dall'Iran. Infatti adesso è nata una vera complicità di puro amore verso i due paesi, in piena risposta ai conflitti che ovviamente stanno avvenendo verso questi paesi. Quindi è stata un'emozione davvero postare questo, guardare in prima azione questo video e postarlo ovviamente, e l'abbiamo messo a disposizione di tutti perché le persone capissero che in realtà le persone non se ne fregano niente di queste inutili guerre, ma vogliamo diffondere questo messaggio che è di puro amore, come ho già ripetuto prima, è un messaggio di speranza che si sta espandendo sempre di più e non è più un sogno di una singola persona, ma è diventata una realtà che si sta espandendo sempre di più. Vi rivolgo ancora l'invito a guardarlo e a gioire di questo commovente intervento. Passiamo alla prossima notizia. Finalmente il talk del professor Paolo Valerio, che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui a Napoli. Il professor Paolo Valerio è un professore e docente alla Federico II di Napoli, direttore del Centro di Neuroscienze alla medesima università, e si occupa di psicologia clinica in particolare.
Nel suo bellissimo talk ha parlato dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze. In particolar modo ha spiegato per filo e per segno una tematica che oggi in questo periodo storico-politico italiano è molto scottante, ovvero quella dell'omosessualità, incominciando a sfatare determinati miti, ovvero se è o no una patologia, se è o no genetica e soprattutto un messaggio di speranza scientifica, ovviamente con tutte le fonti a portata di mano. Il professore è stato ben disposto di inserire le sue slide e il suo intero intervento sotto licenza Creative Commons. Verso, le slide sono non attribuzione, mentre il video condivide allo stesso modo. Quindi il professore ha dato prova di essere non solo uno scienziato veramente eccezionale, ma di essere anche una persona umanamente splendida. E quindi ci siamo promessi, insieme anche al suo assistente Claudio Cappotto, che mi ha contattato quest'oggi, di collaborare ancora insieme, soprattutto su progetti inerenti alle tematiche del movimento per quanto riguarda sfatare miti e dogmi che le persone hanno per progredire a livello umano e razionale soprattutto. Quindi vi invito a guardare questa bellissima conferenza. Perdonate se l'audio è leggermente scadente, però non avevamo altre fonti su cui registrare l'audio. La prossima volta ci premuniremo nella maniera più congrua e successivamente verranno diffusi i talk di Emanuela Riccardi, il mio e poi anche del bellissimo intervento e della nascita del gas qui a Napoli. Ok, Summit Firenze 5.10, Jacopo Mistani che presenta Open Source Ecology. Abbiamo diffuso il video di Jacopo che ha partecipato al Summit Firenze 10.10, in cui ha spiegato Open Source Ecology in generale come è composto, da chi è composto e soprattutto le novità italiane, quindi presentando la CEPI Press e la nuova mentalità open source che poi si strutturerà in una filosofia denominata Open Source Economy, che ormai è presente in tutto il globo e che si farà spazio in contrasto a questa economia di mercato, creando un'economia creativa e assolutamente più qualitativa rispetto a questo paradigma che ormai sta sprofondando, secondo noi e anche secondo tantissime altre testimonianze accademiche e non legate o non al movimento Zeitgeist. Questo è un articolo che abbiamo avuto piacere di tradurre e ringrazio Daniel Iversen per averlo tradotto e successivamente avermelo fatto diffondere sul nostro blog e sui nostri canali social. Questo è veramente molto bello, in quanto è una testimonianza che se effettivamente fosse reale, cambierebbe l'assetto mondiale, dell'economia, in quanto parla appunto della Cina che sta pianificando la terza rivoluzione industriale di Rifkin. Ovviamente questo è un punto interrogativo in quanto prende spunto da un articolo del London Times in cui si afferma che la commissione del Partito Comunista Cinese ha letto e sta studiando il libro La terza rivoluzione industriale di Jeremy Rifkin, in cui ha anche fatto diversi interventi alla Commissione europea, in cui sta cercando di spiegare questo nuovo modello di sviluppo internazionale che si basa sulla condivisione dell'energia, delle risorse sia umane che materiali, che sembra quasi dire adottate un'economia di tipo open source. Quindi ci siamo molto, molto vicini. Se adottata veramente, questo potrebbe cambiare realmente lo scenario economico mondiale. Ovviamente sta ai cinesi valutare se questo paradigma andrà in conflitto. Sicuramente andrà in conflitto con quello odierno, vedremo se avranno la lungimiranza di adottarlo anziché come lo sta facendo adesso, come lo stanno facendo adesso gli Stati Uniti, oppure in modo molto rallentato lo stanno appunto pensando di sviluppare. Quindi leggetelo, è breve, è un articolo molto breve, ma è molto carino. Ora passerei le notizie internazionali del nostro nuovo ambasciatore, tra virgolette, Marius, che mi piacerebbe che ci spiegasse un attimino cosa sta succedendo a livello internazionale. Quindi passo la parola a lui e lo ringrazio anticipatamente. Vai, Marius. Buonasera, sì, ho avuto occasione di parlare con un paio di admin spagnoli, portoghesi e argentiniani. La situazione, diciamo che è mediamente buona per quanto riguarda la diffusione delle informazioni, stanno utilizzando anche loro la stampante 3D in tutte le riunioni
con il pubblico, stanno cercando di sensibilizzare le persone, stanno diciamo che anche se a ritmo lento stanno comunque crescendo. Io ho introdotto la questione dell'orto urbano in Argentina. Ho avuto occasione di parlare con un ragazzo che mi ha riferito il fatto che in Argentina fino ad adesso non se n'era parlato, anche perché l'economia dell'Argentina diciamo che è un'economia basata su persone che o che se posseggono delle proprietà che potrebbero coltivare, le chance sono due. Uno, coltivi, dopodiché raccolto, una delle poche cose che puoi fare è esportarlo. Oppure ci sono tante altre persone, che magari hanno la terra, però lavorano per compagnie che non c'entrano magari con l'agricoltura, e quindi dedicano il tempo a quello, tralasciando le terre così, quindi c'è un'abbondanza di terre che potrebbero essere utilizzate. Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo sì, sta crescendo anche come membri, la situazione è un pelo più diversa. Loro si paragonano un po' alla Grecia per quanto riguarda la retribuzione. Però comunque sta cercando comunque di, ad esempio, di mettersi in contatto anche con altre persone. Ho avuto notizia che due italiani siano andati in Spagna, due nostri membri, però non ho avuto, purtroppo non mi hanno detto, non mi hanno fatto nomi. Mi sarebbe piaciuto informarmi anche su questo. Stanno diffondendo del materiale, stanno utilizzando la stampante. Cosa dire? Si stanno dando da fare, nonostante ci siano continue critiche, specialmente per quanto riguarda il primo film, che valutano come inopportuno, diciamo. Poi ho avuto notizia che in Australia e in Canada stanno criticando abbastanza il movimento, tanto che in Australia alcuni membri superiori, diciamo, del movimento hanno abbandonato il movimento per formare una nuova organizzazione, comunità, che si chiama The Spirit of Community, che raccoglie le stesse idee. Le due motivazioni per cui hanno abbandonato, quelle che mi sono state riferite, è stata una per il fatto di essere stati criticati dai media, scusate, e seconda cosa perché la gente non è attratta né dal primo film né dal nome di Zeitgeist, che considerano inopportuno per un movimento. Hanno cercato di mettersi anche in contatto con il fondatore di Free Economy, scusate, non mi viene ora il nome, Marco che Boy, però buonasera. ha detto che parteciperà allo Z-Day dell'Inghilterra e non della Spagna, perché un admin spagnolo l'aveva invitato. Vincenzo, poi ti passo la parola. Ok, se hai completato va benissimo, ti ringraziamo. Comunque il fondatore di Free Economy, ovvero anche di Just for the Love It, si chiama Mark Boyle. E va bene, allora hai concluso il tuo intervento? Ok, grazie. Va bene, la situazione come avete potuto vedere, ascoltare, è disparata, cioè no, disperata, è un po' diversa in diversi capitoli. E soprattutto abbiamo parlato molto spesso anche in privato nel nostro movimento che il primo film, diciamo, all'inizio può attirare parecchio, però ovviamente ha determinati elementi che ora non ci appartengono più, infatti a GDL Nuovi Arrivati lo riferiamo come prima cosa e quindi ci discostiamo dalle tematiche del primo film perché non ci appartengono totalmente. Ovviamente il terzo film, ovvero Zeitgeist Moving Forward, è quello che ci appartiene di più, nel senso che lì si parla essenzialmente di tematiche
meramente scientifiche, e soprattutto cerchiamo di costruire, anziché distruggere, diciamo, concetti, dogmi che le persone, diciamo, non abbandonano perché vogliono farlo essenzialmente. Quindi non ci interessa, quindi andiamo avanti con le nostre iniziative sociali, culturali che stiamo portando avanti, e sono ben accette a tutti, insomma, come le tematiche open source che stiamo provvedendo a discutere. Quindi adesso passerei la parola ai coordinatori dei GDL o gruppi di lavoro, che provvederanno a spiegare un attimo i loro aggiornamenti e che cosa hanno fatto di bello in queste 2 settimane. Chi vuole parlare per primo? Davide? Va bene, se volete vi aggiorno un po' su Milano. Ok, vai. Ah, per Milano ci sono un bel po' di novità. Siamo reduci da una presentazione al Chiama Milano che ha trasferito da poco nella nuova sede di Via Laghetto 9. E inizialmente era tutto un disastro perché il proiettore non aveva un pelo su cui proiettare, i muri hanno degli affreschi e non si possono toccare. E l'avevano posizionato lontanissimo dalla parete. Io avevo recuperato un telo per proiettare, ma il tuffo minuscolo rispetto all'immagine che proiettava. Alla fine ci siamo un po' ingegnati, abbiamo avvicinato il proiettore e ce la siamo cavata. È arrivato anche un sacco di, cioè un sacco, siamo stati una ventina, ma 20 buonissimi, cioè persone molto propositive, molto interessate. Abbiamo preso un sacco di contatti. Per farvi degli esempi, c'era una coppia da Vicenza che ha letto dell'incontro Milano, preso in venuta a Milano per chiedere un po' come funzionasse con Zagast Italia, che avevano già tirato su altri 5 amici per fare proiezioni, per fare laboratori di idroponica o progetti simili. Quindi vi sto mettendo in contatto con Denis Gobbi, che è di Vicenza, e comunque con tutta l'area veneta, che sono persone molto in gamba. Lui fa anche il mangiafuoco, è un grande artista e voleva anche proporre magari delle collaborazioni durante delle esibizioni estive, magari si potrebbero mandare i film Zygas, quindi è una persona molto attiva. Poi un'altra cosa fantastica della giornata, una signora di una certa età con il suo figlio e il suo compagno, e praticamente ci ha detto proprio letteralmente: mi avete cambiato la vita, prima mi sentivo sola, adesso ho di nuovo uno scopo, prima ero depressa, cioè veramente. E poi un'altra cosa toccante, ha detto: è un po' che vi seguo, ma non mi sono mai fatta avanti perché non mi sentivo all'altezza, ho solo la terza media. E lì proprio mi hanno detto: guarda, non è assolutamente un handicap avere la terza media, non siamo scienziati, siamo un'entità strana, siamo fatti da persone comuni, cioè abbiamo pensionati, studenti, lavoratori, disoccupati, cioè nel nostro Zeitgeist gli attivisti sono molto eterogenei, ognuno dà le proprie particolarità, i propri punti di forza. Vabbè, comunque l'incontro è stato molto propositivo, abbiamo preso molti contatti e adesso sto mandando le varie informazioni aggiuntive. Per il resto abbiamo un altro ragazzo, per esempio, ci ha chiesto istruzioni per sistemare il suo PC che aveva Windows e non si muoveva più. È stato mandato, cioè gli abbiamo suggerito di venire con noi alla PC Officina, che è un'associazione dove si recuperano vecchi PC e si insegna alla gente a installare Linux. Quindi, visto che useremo quel posto anche per portare avanti il nostro progetto di creare l'immagine poi da installare su tutti i computer, useremo questa sinergia tra noi e loro per anche indirizzare attivisti o comunque persone interessate a sistemare il loro computer. Poi abbiamo anche conosciuto un ex tecnico Rai che si occupa di montaggi video, eccetera, quindi si è subito interessato al progetto di video che stiamo preparando per promuovere lo Zeta Day. Adesso sto per mandargli, appena finisco la reportistica, gli mando il contatto di un altro attivista che sta lavorando a questo bellissimo progetto di video, ci sta lavorando anche Veronica, eccetera. E che altro poi? Ci abbiamo coltivando l'orto conviviale, che è il nostro progetto di arto urbano in collaborazione col Politecnico. Avanti,
Per il momento noi, vabbè, oltre a aiutare con le varie faccende dell'orto, stiamo lavorando un po' per un progetto di idroponica, comunque di sperimentazione agricola, anche semplicemente un po' la documentazione sulla fase di semina, su come fare la rotazione dei raccolti, visto che hanno fatto delle aiuole. Poi tra l'altro questo lunedì ho partecipato ai lunedì Sustainability, che sono un incontro mensile che fanno a Milano, e ho incontrato il mio vecchio compagno delle superiori che presentava il suo ultimo libro, I semi e la terra, e vedrò di chiedergli delle collaborazioni per darci una mano con la semina all'orto cittadino, magari anche aiutarci per altri progetti simili. E per la Z Day andiamo avanti, siamo abbastanza a buon punto anche con il programma di cosa fare, anche se stiamo un po' cercando una sede poi dove svolgere la Z Day. Abbiamo scritto una lettera consegnata al Politecnico per chiedere un'aula magna, vediamo un po' se saranno disponibili e a che costi ci proporranno l'aula, altrimenti abbiamo da vagliare anche altre due sedie, vedremo un po' un attimo nei prossimi giorni. E poi ovviamente stiamo per fare l'ordine alla stampante 3D, quindi direi che la prossima grossa attività sarà proprio quella di montare la stampante 3D. Ok, grazie. Beh, abbiamo fatto un report di un gruppo cittadino. Vabbè, passerei la parola nuovamente a un coordinatore di un gruppo di lavoro. C'è Massimiliano. Massimo, che dici? Ci sono novità? Ciao ragazzi, novità grosse grosse a livello di GDL grafica, non ce ne sono a parte quelle che hai citato tu, ovvero la pubblicazione della conferenza sull'omofobia e l'inclusione sociale, l'editing delle conferenze che abbiamo fatto al forum di Firenze 10P10 sono praticamente pressoché finite. E niente, adesso di lavori in sospeso a livello del GDL grafica siamo molto a buon punto. C'è l'infografica per Facebook di cui doveva occuparsi Alessandro, che è ancora un po' in alto mare. Non ho ricevuto feedback, comunque vedremo. E niente, poi ho dato una sistemata un po' alle fonti grafiche, alla cartella Mediafire dove tengo siccome cominciava a essere un po' affollata, gli ho dato un po' l'ho razionalizzata un po', l'ho suddivisa un po' in più cartelle perché cominciava a essere molto affollata di cose eterogenee, e allora le ho divise un po' di più in sezioni in modo da trovare più facilmente le cose, anche in vista appunto del discorso della produzione di grafiche per lo Z-Day. Riguardo a questo argomento dei volantini, eccetera, per lo Z-Day, niente, il GDL grafica è a disposizione per qualunque necessità abbiano i vari gruppi. Niente, chiedete a me se avete bisogno. Comunque le informazioni sono anche reperibili nella homepage del GDL grafica. E niente, poi per email mi è stato chiesto, ma poi sarà una cosa che magari ne discuteremo dopo, non lo so, se c'è uno standard grafico o nel senso di resa grafica di modo di comporre
il volantino per quest'anno. Io per quest'anno non mi sembra, non ci sono direttive così stringenti, però al limite se ne può discutere, ecco. Per quanto riguarda il GDL grafica, tutto qui. Ok, grazie Masma. E anche Daniele Podiche. Daniele, hai qualche novità dal GDL Tecnologia? Allora, dal GDL Tecnologia ho visto fare la partecipazione, però per quanto riguarda i progetti. Allora, vabbè, la stampante 3D è stata completata e sto sviluppando quella completamente in plastica. Adesso appena acquisteremo le parti, vedrò di portarla a termine nel più breve tempo possibile, in modo da dare la possibilità a chi vuole costruirla di farla. Per quanto riguarda invece l'estrusore per plastica riciclata, sono in contatto con un'azienda che forse ci prepara una vite decente per un costo intorno ai 100 euro, assicurandogli poi di poterla vendere a tutto il mondo e bla bla bla, e questioni economiche. Però comunque abbiamo una vite a 100 euro e forse riusciamo a fare l'estrusore a prezzo, in un prezzo che rientra nel concorso. E questa è una buona. Poi per il resto non ci sono altre novità. Ok, grazie. Grazie per le novità molto strette ma qualitative. Non so, chi c'è? Chi altro c'è di qualche altro gruppo di lavoro? Non vedo nessuno, quindi faccio passare 2 secondi, altrimenti prenotatevi. Ok, allora passerei direttamente alla reportistica di gruppi cittadini. Davide ha fatto un ottimo report della città di Milano, lo ringrazio per questo. Posso fare direttamente il mio report, così poi mi zittisco e successivamente passo la parola agli altri coordinatori. Ok, quindi abbiamo concluso le conferenze con una soddisfazione media, direi, dei 4 incontri. Il primo incontro è stato subito super visitato dalle persone in sala e anche in rete col professore. Successivamente la conferenza di Emanuela sulle Next Generation è stata abbastanza frequentata. Successivamente l'abbiamo fatto insieme, io e Emanuela abbiamo fatto insieme la presentazione, ovviamente due talk diversi nella stessa giornata, e come ho detto prima è stata abbastanza soddisfacente. E poi il talk molto interessante è stato quello di Maximiliano, che ha portato Giovanni Mareschi, che è l'organizzatore dei gruppi gas qui a Napoli, un ingegnere delle telecomunicazioni che ha cominciato questo progetto circa un annetto fa, se non vado errato, e con circa 4 persone, ora ne sono circa in 100 e veramente stanno cominciando a rompere gli schemi con questo nuovo modo di acquistare in maniera critica, lungimirante e soprattutto con molta, con, mantenendo l'attenzione verso il territorio locale e cercando di restare sempre a chilometri zero, ovviamente. Dalla conferenza hanno partecipato circa 3 famiglie. E hanno garantito che nei prossimi 15 giorni porteranno almeno una famiglia amica loro, e quindi probabilmente raddoppieranno, se non triplicheranno, vedremo poi gli sviluppi. E niente, quindi al 70% è nato un nuovo gas nella municipalità di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli di Napoli, un gas che chiamiamo Zeitgas, appunto, cercheremo un attimo di strutturare questa nuova filosofia qui per far conoscere alle persone questo nuovo metodo di consumo. La cosa bella è stata l'incredulità delle persone verso il progetto nostro, soprattutto verso di noi, nel senso che loro non riuscivano a credere che noi facessimo tutte queste cose in maniera gratuita. E quindi noi abbiamo spiegato che il nostro è puro volontariato e gratis, deve rimanere per sempre. E sì, poi spiegherò anche come Daniel mi sta scrivendo sotto un attimo che cos'è anche un gas. E niente, comunque molto, molto interessante questa cosa. E le persone ormai non credono proprio più cioè, almeno quelle che abbiamo conosciuto, non credono più nella buona volontà delle persone, e soprattutto
soprattutto noi ci stiamo attivando sempre di più per spingere questa nuova mentalità affinché le persone non solo partecipino a questi progetti per fare un attimo, riprendere un attimo quella che è la fiducia verso il prossimo, che è una cosa essenziale per avviare qualsiasi tipo di collaborazione. Poi ovviamente vi informerò su tutti gli aggiornamenti e tutti gli sviluppi. Ovviamente abbiamo registrato questa volta, anche questa volta, e quindi manderemo online anche l'intervento di Giovanni, che ovviamente sarà in Creative Commons come le altre cose, e mostreranno gli sviluppi del loro territorio, e speriamo ben presto di mostrare anche i nostri. E ringrazio Massimiliano, che è presente qui, che si è attivato in maniera davvero, davvero veramente eccezionale per realizzare queste conferenze, soprattutto per il gas. E abbiamo anche in mente di incontrare il sindaco De Magistris per spronare ancora una volta la questione delle banche del tempo. Se non sarà possibile ottenere un meeting col sindaco, ovviamente lasceremo perdere e faremo come abbiamo fatto adesso. Quindi faremo una conferenza di presentazione, e creeremo anche un capitolo della banca del tempo. Quindi ci stiamo strutturando anche qui sul territorio, oltre ad avere la volontà di presentare la RepRap qui a Napoli. Vi dico anche che un professore in una scuola di Sant'Antimo in provincia di Napoli, appunto, è rimasto letteralmente stupefatto da questo nuovo dispositivo. Gli ha inviato il trailer della stampante 3D, e addirittura si è offerto per finanziarla totalmente. Noi ovviamente abbiamo risposto che non c'è alcun bisogno, in quanto abbiamo già i soldi nostri nelle nostre casse, che recupereremo grazie al crowdfunding. E niente, quindi lui ci ha messo a disposizione una sala con tutti gli alunni che riesce a far entrare in questa sala della scuola, con un impianto audio-video, e possibilmente anche con una connessione internet per effettuare una diretta streaming. Quindi mostreremo contemporaneamente sia lo Z-Day che la stampante 3D a Napoli, qui, come facciamo sempre nelle scuole, perché comunque vogliamo affacciarci a quelle che sono le menti giovani e fresche, essenzialmente, senza ovviamente lasciare indietro gli altri. Quindi per me questo è il mio report è finito, quindi passerei la parola a qualcun altro, se ce l'ha. Prego. Ragazzi, ottime notizie, complimenti a tutti, veramente una meglio dell'altra. Beh, noi proprio ieri sera ci siamo visti con altri, erano in sei, sono due ragazzi nuovi, di cui uno è appunto Mario, c'è un altro Valerio, e gli altri due ragazzi non sono potuti venire, però voglio far sapere che siamo già il doppio rispetto a quanto eravamo un mese fa, e abbiamo già in programma, come avevo già annunciato, una serata per la fine di questa settimana, più probabile la prossima. E volevamo anche riuscire a fare un evento per lo Zia Day, che tra un mesetto ormai, però a questo proposito volevo parlare un po' per quanto riguarda la possibilità di riuscire a prendere il video da eventi che facevano tipo a Milano Verona. Mi ricordo che ne aveste parlato, però poi dovremmo parlare di questo, e anche, come aveva già accennato tu, dello scorso team speak, e anche la RepRap. Vorremmo parlare con Daniele Poldi della possibilità di acquistare i pezzi, o come ci si dovrebbe comportare, perché abbiamo già un posto dove sarà possibile sia costruirla che tenerla, e quindi magari, se si riesce a fare tutto nel giro di un mese, riuscire anche a utilizzarla per lo Zero Day. Ma questo lo sapete dire voi. Per il resto, domani sera vi faremo un hangout tra di noi, dovremmo essere una decina, anche perché più di 10 mi sembra che su hangout non si possa stare. Una decina per definire la seconda serata, finire di definire la seconda serata, e poi parlare anche, presentare OpenAtrium ai ragazzi del gruppo, spiegare come usarlo, perché proprio ieri ho finito di sistemare i vari sistemi di notifiche, quindi iniziamo a provarlo, e non so, vedremo come va. Se riteniamo possa essere un buon strumento, lo proporremo anche per voi. Secondo me delle buone potenzialità. Per il resto, beh, cerchiamo di raccogliere sempre più gente. Ottime le iniziative che sto sentendo, molto concrete. Se fosse possibile, sarebbe utile riuscire a creare un sistema, perché in modo che si possano condividere facilmente le esperienze fatte dagli altri gruppi e consigli su come portarle avanti. Comunque, per adesso qua a Torino non mi posso lamentare, siamo pochi, ma incominciamo ad andare avanti, pensando che abbiamo iniziato da un paio di mesi soltanto. Ok ragazzi, c'è qualcun altro? Daniele, hai qualche novità? Qua in provincia di Trento stiamo per
organizzare la proiezione di Zeitgeist Movie Forward il 4 marzo, precisamente in un posto che si chiama Levico Terme. E poi il 10 marzo ci sarà Culture in Decline e forse riusciremo ad avere, da quanto ho capito, la versione doppiata della seconda puntata di Culture in Decline e il TED, sempre di Peter Joseph. Ok, grazie. Diego, vedo anche lo Shermind da Firenze. Diego, hai qualche novità? Ciao a tutti, Ciao. Sì, ciao, noi abbiamo fatto una presentazione qualche giorno fa in una scuola, in un'assemblea di una scuola qui vicino a Firenze. E niente, è andata bene, abbiamo fatto sia il biennio che il triennio, quindi tutta la scuola. E comunque non era un'assemblea obbligatoria, quindi insomma erano chi era lì era interessato e c'è stato un bel seguito. Gli ho mostrato le pillole, quelle fatte dal nostro capitolo, una parte di quelle, il TED, anzi l'RSA di Ken Robinson, poi video vari, tecnologia, stampanti 3D, macchine automatiche. E ragazzi, gli è piaciuto, sembravano interessati. Ok, ti ringrazio dopo. C'è qualcun altro, ragazzi? Vedo che c'è Stefano Musaico. Stefano, hai qualche novità? No, direi di no, stiamo cercando di organizzare una proiezione, però siamo ancora in alto mare, dobbiamo trovare la sala, il proiettore. E poi qui a Bologna non siamo in tanti, quindi stiamo anche cercando di raccogliere un po' di gente per fare qualcosa. Ok. Ti ricordo che c'è anche il nuovo coordinatore della GDL Arte che si chiama Andrea Concia, che puoi contattarlo e niente, si sta muovendo anche lui per attivare il gruppo bolognese. Sì, lo conosco, è un mio amico, solo che appunto siamo in due, più Christian che ultimamente non lo sto vedendo tanto, siamo ogni tre o quattro, un altro. C'è un ragazzo che mi ha contattato su Facebook, Antonio, non mi ricordo il cognome, devo provare a ricontattarlo. Ok, perfetto. Allora ragazzi, vedendo che non c'è nessun altro che può fare un report dettagliato del suo gruppo cittadino, passerei a riaprire il vecchio angolo della scienza. Quest'oggi vorrei presentare questi quattro articoletti che abbiamo pubblicato diverso tempo fa e vogliamo inserirlo anche nella descrizione del video su YouTube, eccetera, anche nei post, in modo tale che chi non li ha letti possa cogliere le meravigliose novità che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo e degli articoli che stiamo cercando di che traduciamo e per spronare le persone all'automiglioramento. Quindi cominciamo a pubblicarli. Beh, intanto voglio ringraziare anche a Daniel che è veramente attivissimo nella traduzione di tantissimi articoli che sono bellissimi, la maggior parte sono ispirati dalla sua ricerca, che è veramente eccezionale. E quindi passiamo a questo articolo che si chiama I 18 consigli da cogliere per diventare una persona positiva e amorevole. Non sono altro che 18 consigli puramente logici per vedere il mondo sotto un'altra prospettiva. Ovviamente questo articolo non vuol far diventare nessuno un santone o cose del genere, bensì far vedere tutto in un'ottica un po' più positiva, perché molto spesso dai mass media in poi si notano solo le condizioni di vita negative delle persone, le notizie negative, perché ovviamente fanno più audience, però è giusto anche spronare un cambiamento positivo, cominciando anche a pensare in maniera più positiva, perché di novità positive vi assicuro ce ne sono tantissime. Al di là del nostro movimento o di altre realtà o di altri progetti sparsi un po' in tutto il mondo, come per esempio la moltitudine inarrestabile, quel famoso video di Paul Hawken, in cui una serie di movimenti che praticamente scorrendoli uno a uno avrebbero praticamente riempito
fatto passare questo video per più di ore e ore intere. Quindi bisogna comunque parlare positivamente per far avvenire un cambiamento positivo, altrimenti se stiamo lì a fossilizzarci sulle solite cose, la situazione non cambierà mai. Quindi non è solo un articolo che sprona le persone a essere più positive, ma in generale essere anche più costruttive. Perché la positività, ve lo posso assicurare, sulla mia esperienza personale, contagia e assolutamente cambia l'ottica in cui vediamo la vita in generale. I 12 bias cognitivi che ci impediscono di essere razionali. Questo è un altro ottimo articolo tradotto dal movimento, in cui che riguarda un po' la psicologia e analizza un attimo quelli che sono i bias, ovvero quelle inclinazioni ovvero quelle falle razionali che ci impediscono appunto di essere logici e di appunto indirizzarci verso un percorso positivo e costruttivo, visto che siamo in caso di positività. L'articolo comunque spiega molto, molto bene, riassumendo i 12 bias che sono stati individuati nella maggior parte delle società, nella maggior parte della società mondiale, e cercando anche di spiegando anche il fenomeno, si cerca anche di delineare quelli che sono quella che è una situazione, ovvero l'automigramento. Quindi facendo un'introspezione su quelli che sono i nostri bias, che almeno un bias tra i 12 tutti quanti abbiamo avuto a che fare nella nostra vita. Quindi conoscendo il problema, conoscendo la malattia, si può anche curare, come un po' stabilisce la fase di sviluppo e di cura di una qualsiasi malattia medica. Ovviamente i bias non sono una malattia, bensì delle falle che ovviamente secondo noi vanno corrette per uno sviluppo mentale positivo di ogni essere umano, e quindi di noi e degli altri. Quindi abbiamo cercato di diffondere questo documento, che è stato molto condiviso tra l'altro e ha riscosso molto successo, e quindi per chi non l'avesse letto vi sprono a farlo, perché veramente è molto educativo. Passiamo al prossimo. Decentralizzare lezione, come le nuove iniziative stanno smantellando le università. Questo articolo è tratto dal blog di Ray Kurzweil, che è uno dei futuristi più conosciuti al mondo, una persona veramente geniale, eccezionale, a cui molto spesso noi ci riferiamo, e in questo articolo lui semplicemente spiega, riportando quelle che sono le novità che stanno letteralmente smantellando i percorsi accademici e le università di tutto il mondo. Quindi si citano la famosa Khan Academy, da noi pubblicizzata sempre e comunque, ma anche altre iniziative che sono nate dalle stesse università. Per esempio c'è la edX, ci sono i corsi di Coursera e tantissimi altri corsi e tantissime altre piattaforme che racchiudono i corsi gratuiti delle università più prestigiose del mondo, per esempio il MIT, l'Università di Stanford, la Berkeley University, l'Università di Harvard, eccetera. Quindi sono tutte piattaforme veramente eccezionali e che stanno veramente cambiando il paradigma educativo odierno. Prima si è citato anche Ken Robinson, e cercheremo anche di pubblicare la sua magnifica RSA, in cui spiega che in realtà il paradigma educativo ormai è sorpassato ed è ora ormai di decentralizzare quelli che sono le conoscenze e degli ambiti accademici di tutto il mondo. Quindi vi suggerisco anche di leggere questo bellissimo articolo e di trarre le vostre conclusioni. Ultimo articolo. Risolvere la fame del mondo facile. Ovviamente questo è un titolo provocatorio in cui cerchiamo di spiegare per l'ennesima volta la tecnologia dell'agricoltura idroponica e aeroponica, in cui praticamente invenzioni che sono state strutturate innanzitutto per lo spazio e che hanno funzionato egregiamente, e ciò che può essere fatto nello spazio può essere fatto tranquillamente anche sul pianeta Terra. Queste sono soluzioni che sfruttano circa il 70% in meno di acqua e l'80% in meno di terreno arabile, quindi si possono strutturare letteralmente delle torri idroponiche per il sostentamento e per il fabbisogno nutritivo di una città, di una popolazione.
e quindi uno dei tanti vantaggi di questa nuova tecnologia è quello di utilizzare quasi zero pesticidi e zero fertilizzanti chimici. Quindi, se fatto in maniera ottimale, può veramente essere una risorsa per quelle popolazioni che non si possono permettere di ottenere per calamità naturali oppure per questioni economiche cibo per la sopravvivenza. E questa ovviamente è una soluzione che si spiega benissimo anche in Zeitgeist Mundo e Zeitgeist Addendum. Quindi vi sproniamo a leggerlo e di veramente diffonderlo, perché sono invenzioni fantastiche che sono atte ad aiutare tutti noi. Io avrei terminato con questa reportistica e quindi concludere anche il nostro podcast invitandovi a questi podcast nazionali che si tengono ogni 2 domeniche alle ore 21, come sempre. Ci sarà l'incontro via TeamSpeak Chat Zeitgeist Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare e per aggiornare la comunità sugli sviluppi nazionali e internazionali. Successivamente nel video di YouTube e sul post che verranno pubblicati sui nostri social media e blog avrete le istruzioni su come partecipare. Io vi ringrazio, sono Vincenzo Barbato e alla prossima. Ciao ragazzi.